Ciao, come stai oggi che è San Valentino? Oggi sto registrando questo video grazie a una ragazza che oggi mi ha mandato gli auguri per San Valentino. Non avevo in realtà, anche se ho tante cose da registrare, tante cose da dire, ci penso spesso, e in questo periodo avevo deciso di dedicare tempo a un'altra cosa molto importante, però appunto oggi dopo aver ricevuto quel augurio che mi ha fatto tanto piacere, mi ha fatto sentire, sembra una stupidaggine, invece mi ha fatto sentire amata. E io non festeggio San Valentino, nel senso che non mi sono neanche ricordata, se non fosse stato per questo augurio, non mi sarei ricordata che oggi è il 14 febbraio, che il 14 febbraio è San Valentino, però qualcuno invece potrebbe festeggiarlo, anzi so che in Italia si festeggia. Però io non so in realtà chi era questo Valentino e perché è diventato santo e tutto il resto, nel senso che il significato profondo della festa non lo so, però effettivamente a qualcuno che non è più nella relazione con l'ex alieno, oppure anche qualcuno che non è più nella fase del bombardamento di amore e quindi sta guardando questi video perché vuole sapere dove si trova e perché va tutto così male. Allora, per tutti questi è molto importante sostenerci in queste giornate, perché sono le giornate più difficili. Le festività, sia che quando stai insieme con un alieno, sia dopo, sono sempre dei momenti molto difficili. Durante, perché li rende difficile lui o lei, l'alieno o l'aliena, e invece dopo perché siamo ferite e siamo ferite proprio negli affetti, quindi tutte le festività in cui di solito le persone festeggiano con chi vuole loro bene o si festeggia insieme con quelli che sono le nostre amicizie, la nostra famiglia, appunto il partner. Poi, quando invece scopriamo che abbiamo intorno alieni, perché di solito quando incontriamo un partner alieno, ci innamoriamo di un partner alieno, significa che anche prima tutte le persone importanti le abbiamo scelte praticamente dalla nostra polarità del disequilibrio e quindi loro sono sull'altra polarità del disequilibrio. Ecco, quindi le festività possono essere dolorose, ma torniamo a San Valentino. Allora, volevo appunto per non parlare di San Valentino, che io non so niente di questa festa, ho pensato a farti riflettere, perché quando noi abbiamo nostalgia di qualcosa che è stato, soprattutto quando siamo dalla parte nostra dell'equilibrio e quindi validiamo tanto l'altro e i pregi dell'altro, il valore appunto dell'altro, la tendenza è dopo, quando soprattutto se non lo si vede più o non la si vede più, e di ricordarsi soprattutto le cose positive e soprattutto in queste giornate. E allora potrebbe esserci della nostalgia, del dispiacere, e se proprio in queste giornate l'alieno ritorna con un messaggio di ripescaggio, la tentazione potrebbe essere quella di, appunto, a causa della nostalgia, di rispondere. E invece io volevo ricordarti quei momenti che invece non viene naturale ricordare, forse a te in queste giornate, i momenti strani, i momenti brutti. E per non parlare troppo in generale, perché probabilmente di momenti brutti ce n'erano tanti, mi volevo concentrare proprio sui regali, perché per San Valentino si compra un regalo, si compra un pensierino alla persona amata, oppure appunto si invita la persona a cena, sono previsti dei bei momenti insieme, oppure comunque una. Volevo dire l'alieno, una persona fa capire all'altra che le vuole bene. Ecco, quindi l'alieno, anche l'alieno per San Valentino, soprattutto se è covert, se è nascosto, segreto, si comporta da manuale, cioè come tutti gli altri per San Valentino, però non proprio come tutti gli altri, perché lui le cose non le fa col cuore e là sta tutta la differenza. Allora, volevo raccontarti questa cosa che mi è successa, perché mi è successa proprio recentemente, e serve, la voglio raccontare perché serve per ricordarci l'assurdità di quei personaggi e ricordarci che esistono esseri che
che invece di volerti bene ti vogliono male, nonostante tu non gli abbia fatto niente e nonostante il fatto ti abbiano scelto come partner, perché una persona ti deve scegliere come partner per poi odiarti e farti del male? Non ha nessuna logica. Allora l'unica logica in questa cosa è che comunque loro non amano nessuno, questi, per questo io li chiamo alieni, perché sono diversi dagli umani, sono qualcosa come di sconosciuto, che tu pensi di conoscere perché pensi che sia un umano normale, e boh, me lo abbiamo detto mille volte, poi invece cade la maschera, l'umano normale era solo una maschera e dietro c'è il suo vero viso. Il suo secondo viso, ma in realtà è il suo primo, originale, che non ama nessuno, e quindi lui, sai, o rimane da solo tutta la vita o in qualche modo si organizza, quindi per esempio una moglie, dei figli, se non altro per avere un ruolo normale nella società, così adesso sto sparando a caso, sto supponendo. E allora quando succedono queste cose, che lasciano anche a me adesso è successa questa cosa, mi lascia a bocca aperta, sono piccole cose che però sono dimostrazioni. Se lui non fosse alieno, questa cosa non sarebbe successa. Allora, cerco di farla breve, quando dico così è sempre non è un buon segno. Allora, l'alieno numero 5 mi ha comprato un paio di sci bellissimi. Allora, lui era sportivo, io molto meno, anche se invece a me sarebbe piaciuto molto essere una sportiva, e allora mi piace tutto quello che posso imparare adesso. Però con lui ho parlato molto di sci, perché lui aveva una casa in montagna e quindi mi ha da subito, anche quando ci siamo appena conosciuti, mi ha annunciato che quando nevicherà, cioè in inverno, mi inviterà in montagna. Io sinceramente non mi sembrava vero, non vedevo l'ora. E però all'inizio, sai quando loro ti fanno il test per capire se sei la persona giusta e ti fanno quella che si chiama in gergo l'intervista? Lui mi ha intervistato tanto sul mio passato, sui miei genitori, quelle stranezze dei miei genitori, no? Come si veniva trattati. E sicuramente, parlando di scia e di queste cose, mi ricordo proprio sicuramente che gli ho parlato del fatto che io ho sempre sciato, già da proprio molto piccola, perché ai miei genitori piaceva e quindi si andava sempre... Però io avevo tantissima paura, perché non mi hanno mai fatto fare una lezione con un insegnante, o semplicemente loro andavano e io e mia sorella e mio fratello seguivamo. Però io ero la più piccola e quindi per me era difficile, io avevo anche tanta paura. Io non mi ricordo che mi avessero mai portato su una pista baby, cioè per piccoli, si andava subito sulle piste molto ripide, eccetera. E quindi io alla fine ho odiato questo sci, nel senso che andavo con gli amici, anche dopo, una volta cresciuta, andavo con gli amici, però non è che ci tenevo tantissimo, e ecco, andavo perché sapevo sciare, però ecco. Quando invece ho provato ad andare con lo snowboard, perché comunque andare in montagna è bello, la neve a me piace, anche la discesa, io so che forse non è molto ecologico, perché quando preparano queste piste adesso, forse, ecco, non so se non mi sono mai informata bene sul lato, sul discorso ecologia, però a me piace moltissimo andare in montagna sia d'estate sia d'inverno. Con lo snowboard ho riscoperto proprio l'amore per lo sport, per la discesa, per stare in montagna, per stare lì tutto il giorno, perché è anche impegnativo, se non ti piace è stancante, mentre se ti piace ovviamente è stancante ma in un altro modo. Quindi tutto questo per dire che lui lo sapeva bene che lo sci proprio non dice nulla, mentre da quando ho scoperto lo snowboard, ok. Lui, io quella volta non ci avevo pensato, ma mi ha comprato un paio di sci. Siamo stati insieme più o meno un anno, io non è che ho contato i mesi, però più o meno un anno, da Natale a Natale. E proprio appunto il secondo Natale lui mi ha comprato questo paio di sci con gli scarponi, poi il modello nuovo, cioè è uno sci fantastico, quindi anche speso tantissimo. Allora io non mi ricordo come, cioè sì, mi ricordo come mi sono sentita quella volta, era un po' strano, mi sembrava troppo e mi sembrava che non fosse stato il caso, ovviamente non l'ho detto perché probabilmente l'avrò pensato per 2 secondi, perché dopo la tendenza ovviamente è che tu apprezzi il regalo, anche perché lui, essendo uno sportivo, sapeva benissimo quello che stava facendo. Lui mi ha detto ti porterò io, ti insegnerò io, poteva sembrare come se lui, perché lui invece sciava, lui
sapeva fare tutto, però comunque prediligeva sciare, poteva sembrare come farmi riamare uno sport che comunque avevo fatto e che magari si poteva fare insieme con lui, che ne so. Allora, adesso fast forward fino ad oggi. Lui poi mi ha portato una volta, adesso io non ricordo benissimo, non potrei mettere la mano sul fuoco, ma forse era una volta, cioè forse ho dovuto quella cosa, sai, supplicarlo, nel senso che io non avrei mai supplicato per andare a sciare, perché si era in montagna e io preferisco andare con lo snowboard. Però il fatto che lui mi aveva preso gli sci e mi aveva promesso nel senso, sì, mi aveva promesso che mi insegnerà lui, che mi porterà lui, no, vedrai, perché io probabilmente gli avrò detto, ma come questi sci così belli, ma perché? Vedrai, ti porterò, sai come fanno loro, ecco. Allora, quindi ti fa, un tutta, ti, questo fa sì che nascono in te tutta una serie di aspettative. Si dice sempre che di non avere aspettative, no? Perché dopo ti fanno soffrire. Però anche su questo bisogna fare un video. Una cosa è avere le aspettative tue, così, fuori da un'immaginazione che chissà da dove è nata. Un'altra cosa è se qualcuno ti dice una cosa, poi ti compra gli sci, quindi è proprio evidente che sta dicendo che ti porterà con gli sci e che lui, chissà, ti insegnerà e ti farà vedere il lato divertente della cosa, forse tu non hai sciato nel modo giusto, che ne so, ecco. Allora quella non è più un'aspettativa strana, un'aspettativa da cui sei delusa, non avere aspettative perché altrimenti nella vita soffri. Se una persona ti dice domani ci troviamo alle 4 e tu non vuoi avere aspettative, cioè questa cosa è strana, se una persona ti dice domani ci troviamo alle 4, tu ovviamente hai questa aspettativa, ti aspetti perché è normale, perché è un appuntamento quasi, ecco. Quello delle lezioni di sci non era un appuntamento, però ovvio che era un'aspettativa. Io mi ricordo che poi passavano i giorni e c'era questa cosa che voleva insegnarmi ad andare fuori pista perché è più divertente, quindi fare, sai, quando sci praticamente in neve fresca, fuori pista, e mi diceva sempre che quando ci saranno le giornate giuste, ma poi le giornate giuste, a un certo punto c'erano queste giornate giuste quando eravamo insieme in montagna e c'era la neve fresca, lui non ha mai più nominato questi sci, quindi sai anche il gaslighting, questa cosa strana. Poi alla fine probabilmente avevo insistito io oppure avevo chiesto io, poi sembra che lo stai pregando, che stai insistendo, che sei tu, no? La strana. E infatti non la sto facendo. Breve. Alla fine mi ha portato una sola volta e quegli sci dopo non si sono mai più usati. Questa era la cosa strana. Quindi subito dopo io ho cominciato a staccarmi, ovviamente non solo per questo, ma puoi immaginare, no? Tutta la cosa insieme, praticamente si erano già forse 6 mesi di love bombing e 6 mesi di svalutazione, quindi e a un certo punto era ovvio che io non avrei accettato più gli inviti a sciare, quindi adesso non mi ricordo se lui mi ha invitato, però adesso questo non è importante perché adesso appunto fast forward adesso che sarebbe quant'è, un anno dopo, un anno e mezzo dopo, sono andata in montagna a fare snowboard ovviamente e ho portato questi sci con me perché non so dove metterli, nel senso che un paio di sci, a parte si svaluta negli anni, io so che non li userò. Io ho chiesto a lui cosa farne perché volendo essere responsabile, cioè volendo sapere cosa fare, a casa non li posso tenere, non è come quando qualcuno ti regala un paio di guanti o una collana che puoi metterla nella scatola per ricordo. Cioè un paio di sci è ingombrante anche se ti sposti, se ti devi trasferire, cioè non si può. E anche perché un ottimo paio di sci e qualcuno potrebbe usarlo. Allora i suoi amici hanno un noleggio, quindi io ho pensato, gli ho detto, non so se forse i tuoi amici, perché sono proprio i suoi migliori amici, potrebbero usare questi sci nel loro noleggio, che ne so, oppure forse tua sorella che scia, che lei è molto brava, ecco. Un paio di sci nuovi che io non userò, ecco. Lui invece mi ha sempre risposto, ma no, cosa scherzi, non dirmi che non andremo ancora, verrai ancora qualche volta in montagna. Ok, allora sai, il narcisiano, cioè, non si insiste, nel senso che io però non sapevo cosa fare con questi sci, quindi non volevo pubblicarli in rete per venderli perché insomma non si sa mai. E
Insomma, l'ho portati con me per chiedere il consiglio di noleggio nella località dove sono andati a sciare, per sapere anche se potevano venderli eventualmente oppure tenerli loro per noleggiarli. E allora il ragazzo del noleggio mi ha detto così, mi ha detto: guarda, sì, è un ottimo paio di sci, sono anche esteticamente bellissimi, sono nuovi, si vede che non sono stati praticamente mai usati. Però sai, questo sci, questo tipo di sci è particolare, non saprei, ha detto lui, non saprei a chi noleggiarlo, perché qui non si fa freeride, no? Questi sono gli sci proprio per andare fuori pista estremo, quello ti portano sulla montagna con gli elicotteri, cioè per usare questo sci qui devi essere super super bravo, devi, poi ha anche detto devi avere, perché io dopo mi sono, sai come rimani quando, perché un po' ero, un po' mi dispiaceva di aver scoperto questa cosa, nel senso che mi ha di nuovo un po' ferita, ma dall'altro lato era di nuovo un tassello a questo puzzle che fa sempre bene ricordarsi come sono strani, così non hai questi momenti di nostalgia che potresti avere per esempio per San Valentino. Praticamente questo alieno numero 5 mi ha comprato un paio di sci, e lui era esperto di sci, troppo difficile per me, quindi quella volta che mi ha portato, che io effettivamente ho fatto difficoltà a sciare, però ho pensato che forse mi sono dimenticata come si fa, perché io comunque non mi piaceva, però 30 anni ho sciato, nel senso che comunque ero bravo, ho anche fatto qualche gara di quelle amatoriali, nel senso non amatoriali, di quelle scolastiche, sai quando sei alle scuole superiori e vai a rappresentare la tua scuola, quindi avevo una compagna di classe che faceva le gare e lei convinceva sempre anche me di andare con lei, quindi sapevo andare, però io mi ricordo di come mi sono sentita goffa quella volta che sono andata con lui, un po' è naturale perché loro ti fanno sentire così, ma non l'avrei mai attribuito agli sci. Proprio non mi sarebbe mai venuto in mente che lui mi ha comprato un paio di sci, e lui sicuramente lo sapeva perché scia da sempre, è nato in montagna, lui invece ha proprio gareggiato, nel senso che lui era un atleta che faceva sci, nel senso faceva gare di sci, quindi ha tanti amici, tante amicizie, sì, a questi amici che noleggiano gli sci, cioè lui sicuramente, infatti ha ordinato gli sci dal loro catalogo, nel senso perché loro ordinavano, o forse dallo sponsor degli altri amici che hanno una scuola di sci, però quindi sicuramente lui mi ha preso un paio di sci. Questo ragazzo del noleggio ha detto, visto che poi mi sono incuriosito, ha detto dimmi di più di questo sci, come, e insomma poi la cosa più importante che mi è rimasta e che per me è proprio la dimostrazione che qualcosa non va, ha detto devi avere delle gambe super potenti, muscolose per portare questo tipo di sci. E allora io praticamente, tutti quelli che mi conoscono sanno che io ho la fissa che voglio mettere su muscoli e che non sono mai riuscita a mettere sui muscoli delle gambe. Io praticamente lo dico talmente sempre che l'ho detto anche qua su YouTube, perché lo dico, se tutti lo sanno, e lui lo sapeva sicuramente, gli ho chiesto sicuramente anche gli esercizi, cosa fare, perché è una mia fissa, voglio assolutamente rinforzare i muscoli delle gambe e tuttora ci sto lavorando, perché ecco, quando ho conosciuto lui, tra l'altro adesso ho recuperato un po', ma dopo l'alieno numero 4 io ero già, sono abbastanza magra come costituzione, ero proprio mingherlina, proprio deboluccia, ero proprio magra, nel senso ero proprio una persona che, ecco, a parte non ero una sciatrice, gli ho anche detto che non mi piace, di costituzione ero tipo super debole in quel periodo e comunque sottopeso e comunque senza assolutamente muscoli sulle gambe, senza muscoli sulle gambe, e lui mi ha comprato uno sci con il quale io non potevo essere performante, ma non potevo neanche essere normale, e volevo raccontartelo perché, per capire questo, oppure sì, volevo sottolineare questa cosa strana che io a volte anche voglio pensare che sia involontario, che loro lo facciano senza volere, però per esempio questo è premeditato, perché si tratta di scegliere un paio di sci, si tratta di ordinarli, si tratta di valutare, ecco, allora quando una persona parte già con l'intenzione di sabotarti,
che poi può anche essere l'intenzione di essere lui più di te perché è insicuro, quindi vuole tenerti là, vuole essere sicuro che appunto non sei performante perché così sei là buono, ti controlla, per esempio, no? Sei più controllabile se sei impacciata, se invece diventi brava e poi sci e vai là e vai di qua. Come abbiamo detto nel video, quando, dove ho parlato dell'orsacchiotto, che sei come il suo orsacchiotto, se l'orsacchiotto non è che è l'orsacchiotto non è che è un giocattolo che va, viene, torna, esce quando vuole, che tutti lo cercano perché è una persona appunto con delle ottime performance. L'orsacchiotto è meglio che stia a casa, che sia lì a disposizione per te quando vuoi giocare. Sì, allora, scusa, mi sono stata un po' lunga, però appunto riguardo ai regali. Avevo 5 punti, 5 modi in cui loro ti fanno i regali e il tipo di regalo che ti fanno. Allora si parte in realtà dal numero 0, poi ce ne saranno gli altri 5. Premetto il regalo 0, che è un regalo che non fa parte della modalità sua di fare regali, perché è il regalo che ti fa durante la fase di love bombing. E durante la fase del bombardamento d'amore lui ti fa i regali giusti, perché ovviamente sono i regali esca, devono essere i regali giusti, devono essere i regali che ti fanno capire che lui è la persona giusta, che tu con lui starai da Dio. Allora, come fa lui a capire quali sono i regali giusti? Perché lui, loro, gli alieni, sono bravi a sentire i tuoi vuoti, sono bravi a sentire dove hai un vuoto, dove hai una carenza, e lì ti danno tutto quello che ti manca. Questa è anche la dimostrazione che volendo dopo potrebbero comprarti, non è che sono dei deficienti che non capiscono che regalo comprare, non è che lui con questo paio di sci, la linea numero 5, ha fatto una piccola gaffa, forse non è stato forse abbastanza attento, poi magari essendo un uomo, sai, magari le donne sono più intuitive, diciamo, pure più empatiche, mentre essendo un uomo magari ha pensato più all'atto, andiamo insieme a sciare, un po' meno a come io vivo questi sci. Ma invece questa è la dimostrazione, la fase del bombardamento d'amore, la fase iniziale, è la dimostrazione che loro sanno perfettamente come fare bene quando vogliono fare bene, quindi quando ti vogliono catturare, quindi lo sanno fare sia all'inizio per pescarti e sia dopo quando va male e tu ti allontani per ripescarti. Quindi lo sanno fare quando conviene a loro. Per evitare che questo succeda, e qui faccio solo questa breve parentesi, è utile conoscere noi stesse e sapere dove siamo agganciabili, quali sono i nostri vuoti, per cosa ci vendiamo. So che è brutto dire così, però tutti noi abbiamo qualcosa per cui ci vendiamo, tra virgolette, nel senso che per quello sono disposta a chiudere un occhio, perché mi manca talmente tanto, che lo voglio talmente tanto, che quando finalmente qualcuno me lo dà o me lo offre, chiudo un occhio forse, ecco. Allora, mentre i regali, il regalo numero 1 che ti fa, questo non è solo per San Valentino, no, sono i regali sempre. Il regalo numero 1 che fanno gli alieni, tipico, è un regalo progetto per te, è un regalo progetto. È un regalo che però non c'entra niente, sembra un progetto che lui fa con te, un viaggio oppure un trasferimento, sai, ti compra dei cassetti in casa sua, ti compra un piano di lavoro da mettere in casa sua, oppure ti compra un biglietto per andare in un posto però che interessa più a lui che a te, non so come dire, un corso per fare qualcosa che però dopo converrà a lui. Quindi è un regalo progetto, però un progetto che non è proprio un progetto tuo, non è tu dici io in progetto ho di fare un atelier, sono una fotografa, voglio un atelier, e lui forse come regalo ti fa qualcosa che potrà servirti in questo progetto. No, non così, è un progetto suo che ti devia dalla tua strada, è un progetto, perché un progetto è una cosa importante, e quando tu lo ricevi, tra parentesi, sa che non lo vuoi, a lui non gli interessa, tu non sai che non lo vuoi, perché forse solo un primo momento, come è successo con me e lo sci, un primo momento sai che non lo vuoi, perché ti sembra un po' strano, quando scopri che ti ha regalato quello,
rimani un attimo spiazzata o spiazzato e per poi ovviamente accettare l'idea, perché se tu ti fidi all'inizio, quindi se ti ha fatto quel regalo, c'è amore dietro il regalo secondo te e c'è comunque appunto un progetto e va validato, tu ti fidi, e per non parlare che se validi più lui di te stessa, allora significa che sicuramente lui ha avuto un'idea migliore, significa che quel progetto che lui vuole fare insieme a te o che lui pensa che tu voglia fare o che lui vuole che tu faccia, è sicuramente una cosa più valida del progetto che invece avevi in mente tu. Regalo numero 2 è un regalo fish, chiamiamolo, sai quando punti una fish? È un regalo praticamente che è utile a lui per avere la tua energia, quindi lui punta una fish per poi avere molta più energia indietro. Sono i regali che spera, dai quali spera di avere una tua reazione. Quindi c'è qualcosa o di strano, però di solito è uno strano che esce dopo. Come se per esempio ti dovesse comprare una valigia, un bel trolley, forse lui viaggia per lavoro e ti dice ti compro una valigia così potrai venire con me, mi piacerebbe portarti con me nei miei viaggi, forse tu sei una persona che puoi permetterlo perché hai un lavoro col quale anche tu ti puoi spostare. E poi ti crea un'aspettativa, come l'ha creata a me con queste lezioni di sci, diciamo, anche se io non ho mai pensato di volere le lezioni di sci. Però così si crea un'aspettativa e tu a un certo punto, quando lui continua ad andare sempre ai suoi viaggi di lavoro e passano 6 mesi e non ti invita mai, a un certo punto ti dici, ma allora non mi hai mai più invitato, però mi hai comprato questa valigia, questo trolley, e lui ti dice, ma a te non piace viaggiare, per esempio. E allora tu reagisci, ma già la reazione di dire perché non mi porti, che poi a te non è mai interessato forse di seguirlo nei suoi viaggi di lavoro. Però appunto si è creata un'aspettativa, che non è un'aspettativa perché tu sei sbagliato, ma un'aspettativa perché ti è stato detto che succederà. E tra l'altro ti è stato detto non così come un'informazione, sai, potresti venire con me nei miei viaggi. No, ti è stato detto in questo modo amorevole, ti ho comprato. Il tuo amato che ti compra la valigia o la tua amata che ti compra la valigia e ti dice, guardandoti negli occhi, ti vorrei portare con me, ecco, questo sì che crea un'aspettativa. Tu potresti anche preferire di stare a casa, sei una persona che preferisce stare a casa, però comunque non sei in grado di dire, e meno male che poi non è successo perché preferisco stare a casa. Tu in realtà questa cosa comincia a farti male, anche perché non se ne parla, lui non dice sai se vuoi vieni, lui proprio non ne parla mai più. E quindi questo praticamente scatta in te una reazione. Lui poi ovviamente fa finta di niente e dice ma qualcosa di assurdo appunto, ma a te non piace viaggiare. E tu lì reagisci e dici ok, allora perché mi hai comprato la valigia? E vedi, vedi il tono che ho usato. Se qualcuno filmasse quel pezzettino in cui tu reagisci così, ed ecco che tu sei una persona che si agita, ma tu non lo eri prima, tu eri una persona tranquilla, una persona che aveva bene o male successo nelle proprie cose, che faceva come gli altri, portava avanti la sua vita, a volte difficile, a volte dei momenti di gioia, e però eri come una farfalla, una persona amorevole, con tante cose tue, belle. E poi diventi una persona che reagisce così, ma allora perché mi compri la... No? E reagisci in questo modo qua, perché è lui che ti ha punzecchiato abbastanza, i cover fanno questo punzecchiamento invisibile nel tempo, hanno come se avessero un sacco di pazienza, non che ce l'hanno, proprio perché sanno che quel tempo è come il trattamento del silenzio, no? Non fanno niente, però intanto tu ti disintegri, perché sono cose strane. Come il gaslighting, infatti c'è anche il regalo numero 3 e il regalo gaslighting. Il regalo gaslighting è quando appunto ti promette delle cose che poi non solo non mantiene, ma proprio spariscono, non se ne parla mai più, che è come appunto la lezione di sci. Quindi ti promette una cosa, quindi ti compra un regalo che sottintende una promessa, come era appunto proprio l'esempio perfetto di sci. E poi ti dice si andrà quando ci sarà la neve fresca, e poi quando c'è la neve fresca va a sciare con gli amici, e il giorno dopo va a sciare con gli amici, e tutte le, che ne so, la neve fresca dura quando nevica e dopo non è che, ecco,
Quindi quei giorni va sempre a sciare con gli amici e quindi lì tu non capisci. E se glielo chiedi, lui dice: "Ah, ma volevi andare?" Io avevo capito, ovviamente dice le cose non sono successe, quelle che sono successe, ecco. Allora, il regalo numero 4 è il regalo pubblicità, quindi quando lui ti compra qualcosa di molto importante o che costa tanto, però lo fa in modo che lo sappiano tutti o lo fa in un modo che gli altri vedano. E allora quel regalo, la tua sensazione o l'evidenza, secondo te, è che lui ti ha comprato un regalo che costa tanto, quindi ha investito tanto in te. Dopo quando capisci che lui è un alieno, come funziona, puoi pensare anche: ok, ha investito tanto in un'esca, quindi in qualcosa per potermi avere, o per esempio nel ripescaggio. Ma invece, se lo ha fatto in modo che tutti lo sapessero, oppure è andato in un negozio dove, per esempio, conosce quelle persone, ecco, cioè nel senso che se l'ha fatto anche forse a una festa del tuo compleanno dove c'erano tante persone, quindi te l'ha portato lì, quindi non te l'ha dato in privato, ecco, tutto quello in realtà è stato un investimento nella sua immagine, in modo che tutti vedano quanto lui è generoso, che bei regali fa, ecco. E praticamente pubblicità, anche le grandi aziende investono tantissimi soldi nella pubblicità perché conviene, perché così le persone ti ammirano, si affezionano e comprano i tuoi prodotti. E nello stesso modo lui lo fa così, è ammirato dalle persone, le persone lo ammirano, lo scelgono, lo desiderano e comprano la sua immagine, praticamente ci credono. E poi quando c'è qualche problema e lui dirà che sei tu la strana, crederanno più a lui. E dopo c'è il regalo numero 5, che è il regalo lavaggio del cervello. È praticamente un regalo che non vuoi. Cioè lui ti compra una cosa che non ti piace, come poteva essere sempre l'esempio degli sci. E tu sei stata chiara su una cosa che non ti piace, o anche se non sei stata chiara, nel senso magari l'hai espresso un giorno, e dopo lui ti compra quel regalo. Ecco, queste erano le cinque modalità. Non so se ti riconosci in qualcuno, se ti è successo. Se ti è successo, scrivilo pure nei commenti. Forse anche col numero che precede il commento, scrivi il numero, perché così, per esempio, uno vuole vedere solo l'esempio numero 3 e scorre e vede subito quali sono gli esempi, per esempio, sul numero 3, sul regalo numero 3. E questo era per farti un po' ricordare com'è e non sentire tanta nostalgia di una giornata come San Valentino, che anche se può essere una bella giornata, sicuramente non poteva esserla con lui se era alieno e se tu sei qui a guardare questi video. E volevo aggiungere che anche i regali che li fai tu, non so se ti è successo, ovviamente non vengono validati. Forse nella fase iniziale, nella fase del bombardamento di amore, sempre per la stessa ragione, perché lì ti dà valore, perché a proposito di dove siamo agganciabili, tutti un po' siamo agganciabili su questo trattamento che qualcuno ci dice che valiamo, perché valere è molto importante. Però poi i regali che gli dai tu non vanno mai bene, o ci rimane male. Oppure si fa quella poker face, no? Sai che lui comunque è gentile, soprattutto se è covered, non reagisce, no? Rimane senza emozioni, cioè non esulta, quindi non ti ringrazia, ma è così un po'. Il modo che mi viene per descriverlo è sempre rimane senza respiro, perché la sensazione che ti dà è che sia rimasto così male che ha smesso di respirare. E allora non vuole dirtelo, perché lui è così gentile che non vuole dirtelo, non vuole dirtelo, ma si vede che è rimasto male. Allora tu gli hai comprato qualcosa e lui rimane così per un primo momento, poi anche dirà: "Ma no, è bellissimo, grazie." Però tu comunque hai registrato quella sua prima espressione, e chissà se non è fatto apposta anche questo, nel senso se è premeditato anche quello. Per non parlare dei regali che dopo qualche giorno, qualche settimana o qualche mese te li ritorna. Le ritorna per dire: "Sai, non lo uso più, forse", oppure "sai che poi alla fine non l'ho mai usato, vuoi usarlo tu?" Cioè, questa è la cosa più allucinante. In realtà non dovrei dirlo perché è successo
a me con un paio di sci, però in realtà lì è un po' diverso perché non so se ho sbagliato a questo, cioè nel senso che io proprio non sapevo cosa fare, quindi non so se forse ho sbagliato a dirli se vogliono usarlo lì, però io sinceramente appunto non sapevo, non so cosa fare di un paio di sci, ecco, non è che gli ho ritornato un regalo, però sì, era una cosa. Allora diciamocela, era proprio un regalo sbagliato, ecco, per questo dopo non sapevo cosa farne, però tu quando gli fai un regalo, cioè quando sbaglierai, cioè è difficile che proprio sbagliare, sbagliare, sbagliare. Cioè quando fai la persona, quando tu ami una persona e gli fai un regalo, se lui ti ha dato, se lui ha parlato sinceramente, si è presentato per quello che è, perché dovresti sbagliare il regalo? Cioè è quasi impossibile. Cioè ci sono dei regali più azzeccati e dei regali meno azzeccati, però non sarai come lui che ti compra una cosa che non c'entra niente. Ecco, non è che io ti dico che a me non piace sciare e che sono felice da quando ho scoperto lo snowboard, mi prendo, vado anche da sola perché desidero andare, mentre con lo sci non succedeva. Cioè, tu non è che dopo mi compri un paio di sci, cioè è proprio cozza con la logica, ecco, così fanno loro. Quindi se tu gli hai comprato un regalo che lui te l'ha ritornato, non, è tutta un'altra cosa, ecco. Me lo sto anche autodicendo. Io mi ricordo l'allievo numero 3, avevo una felpa etnica e lui, una maglia etnica, e lui piaceva tanto. Ogni volta che mi vedeva in quella maglia diceva: "Ma che bella questa!" E un giorno gliel'ho prestata perché faceva freddo, io avevo due, insomma, gliel'ho prestata e gli stava benissimo. E lui continuava a dire: sto bene, no? In questa. E io dopo gliel'ho lasciata, gliel'ho regalata, no? Ho detto: "Ma dai, tienila tu, ti sta così bene." E lui l'ha portata volentieri per che ne so, un po' di volte. Poi, tipo 2 mesi dopo, me l'ha ritornata. Che va tutto bene perché, cioè, io gliel'ho proprio regalata, si capiva che era un regalo. Ma lui me l'ha tornata e non è che mi ha detto: "Sai, te la torno perché alla fine la uso poco." Si stava ancora insieme quando me l'ha tornata. Non me l'ha tornata così per dire: "È tua", perché me l'ha tornata dicendo: "Sai, io non la uso, dalla forse a qualcun altro." Come dalla a qualcun altro? Eravamo d'accordo che era così bella. Allora queste sono quelle cose strane, i regali che ritornano. Dallo a qualcun altro. Cioè, non è molto bello da dire, tu, no? Ecco. Bene, tutto questo è per ricordarti che non ti stai perdendo niente, perché anche se per San Valentino, per esempio, sei sola o sei solo, in realtà, a parte meglio soli che male accompagnati, questo ormai c'è anche il detto. Però ricordarsi queste cose, non essere spietatamente positivi in questi momenti, è la cosa che se per te è importante San Valentino, la cosa che consiglierei io è immaginare una giornata perfetta, perché noi vogliamo stare insieme con qualcuno per San Valentino? Allora, così forse non si capisce. Allora, perché è importante la giornata di San Valentino? Perché ci tieni? Se ci tieni, perché ci tieni? Perché è una giornata in cui si sta bene, perché il fatto che si sottolinei che qualcuno ci vuole bene, ovviamente ci fa sentire bene. E per questa sensazione, perché se invece la giornata di San Valentino fosse brutta sempre, non è che, cioè, nessuno vorrebbe la giornata di San Valentino. Quindi, se ti ricordi, se tu hai passato una giornata di San Valentino con l'alieno e quella volta non è successo niente perché lui si è dimenticato o ha fatto finta di dimenticarsene e quindi tu sei stata male, oppure se l'hai ricordato e ti ha portato a cena ma era strano. E quindi tu hai avuto ansia, hai dormito male quella notte, se ti hai risposto male, ecco, se tutte quelle cose strane che sono successe, ma non è meglio stare da sola, per esempio, e piuttosto immaginarsi una bella giornata di San Valentino, perché quello che immagini poi tende a succedere, tende a attirarlo. Quindi immaginarsi proprio bene bene nei particolari, come potrebbe essere un regalo che ricevi, come potrebbe essere una serata a cui vieni invitata, come potrebbe essere l'atteggiamento del partner che ti tratta bene perché ti ama, come potrebbe essere una giornata in cui ti invita a fare una gita perché è San Valentino, come potrebbe essere, ecco, quindi ricreare dentro di noi le sensazioni ed eccole che ce le abbiamo già, perché se noi volevamo quello, perché quello dà delle buone sensazioni, ecco che se noi impariamo a ricrearle dentro di noi, abbiamo già quello che volevamo, delle buone sensazioni, ed è proprio lì che lo attiriamo. Una volta che abbiamo creato le belle sensazioni dentro di noi, sarà più facile anche che dopo incontreremo queste situazioni. Ti riauguro buon San Valentino, ti abbraccio tantissimo e spero di sentirci presto. Buona giornata.